Ciao ragazzuole, bellissime! È un po' che non faccio video perché ho avuto una settimana da incubo. Cioè, in realtà non tanto diversa dalle altre, però questa settimana niente, ho avuto raffreddore, quindi ero un po' svogliata la sera per fare video. Metto sugli occhiali perché a sera sono un po' stanca, sono le ore 10:30 e stasera è sabato, sono tornata a casa dai miei genitori, ero andata a mangiare la pizza come di consueto il sabato e sto aspettando il mio compagno che finisce di lavorare a mezzanotte e che ci vediamo insieme alla partita dell'Italia, anche se sì, io la guardo per comunque creare un nostro momento per stare insieme. Mi piace, mi è sempre piaciuto guardare i mondiali, quindi non lo nego. Mi piace molto meno tutto quello che c'è intorno, tutto questo sfruttamento, tutti questi soldi che girano e quando magari la povera gente di questi paesi che ospitano i mondiali, che vede costruire questo impero e loro magari muoiono di fame intorno. Ma purtroppo il mondo gira così. Indignarsi probabilmente non risolve nemmeno nulla, però ecco, neanche essere indifferenti probabilmente risolve nulla. Bene, mi metto gli occhiali, ragazze, perché sono stanchissima, anche se io non amo vedermi con gli occhiali. Allora, acquistini, questa borsetta qua. Sono andata in erboristeria questa settimana perché mi servivano due o tre cosette e vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, io ho ricomprato, perché io lo adoro sinceramente, Dottor Organic Aloe Gel. Allora, io questo gel, allora intanto vediamo se qua ci sono gli ingredienti, che dovrebbe essere 100% gel d'aloe. Forse sono qua. Sì, sono qua. Spero si vedano e che li metta a fuoco. Allora, ve lo leggo. Aloe, Barbadenis Leaf Juice, Acrylates C10. In realtà c'ha qualche conservante. Comunque, questo è 12 mesi dall'apertura, sono 200 ml. C'è questo qua, Bioactive, questo simboletto qua. Non è però, vedo, EcoCert. È suitable for vegetarians and vegan. Dottor Organist is against animal testing, quindi non testa sugli animali. Questi sono 200 ml. Il gel è così, ve lo fa, aspettate ragazze, è proprio il gel, ne ho messo un quintale. Allora, io questo gel lo uso come doposole, lo uso a volte sul viso quando non voglio sentirmi unta, lo uso dopo la ceretta, su parti infiammate, insomma su tutte le... ho fatto un attimo muovere la telecamera, su tutte le zone magari delicate, un po' arrossate e via dicendo. Io mi trovo molto bene con questo del Dottor Organic. Ho regalato ad una mia amica quello dell'Equilibra, che in teoria è al 98%. La mia amica mi fa notare che sia per lei che per la sua bambina, applicando il gel d'aloe si secca la pelle e gli tira. Anche a me tira questo, però una volta asciugato non mi fa assolutamente più niente, mentre quello gli continua a far pelle secca. Quindi o loro sono un po' delicate con la pelle, però io su di me non ho mai provato quello dell'Equilibra, quindi tra i 7-8 euro dell'Equilibra e questo che viene 13,50 euro, io ho continuato a prendere questo perché sinceramente come si dice, squadra vincente non si cambia. Io mi sono trovata bene e quindi
l'ho ricomprato appunto per questo. Poi, chiedo scusa che io oggi non sono tanto preparata, ma mi andava così di fare il video, insomma, non sono tutti i giorni stratirata. Gli altri giorni magari vado a lavoro, quindi torno che sono già truccata, adesso avevo un filo di matita e basta. Secondo prodotto, sempre Dr. Organic, spero che si veda, proviamo a metterlo di qua. È un detergente viso. Costo c'è già qua, 14,90 euro. Sono sempre 200 ml, sempre non testato sugli animali e cose del genere, sempre questa certificazione che però non so cosa sia. Organic Tea Tree Face Wash Infused with mandarin, lemon and witch hazel, che non so cos'è. Per tutti i tipi di pelle, è un antibatterico. Allora, vi spiego. Allora, detergente viso ad azione idratante e purificante. Modo d'uso: applicare delicatamente sul viso fino al completo assorbimento con un leggero massaggio circolare e risciacquare. Evitare il contatto con gli occhi, se ciò dovesse accadere, risciacquare subito, va bene. Allora, io è qualche sera che lo provo. Parlando con l'erborista, lei mi ha detto: tu come ti lavi, come ti strucchi? Perché io ero intenzionata ad usarlo la mattina. Però lei giustamente mi dice, no, perché io sono andata per qualcosa, appunto, io ho preso questo col tea tree, appunto perché io mi lucido in questa zona e soprattutto nel mento, perché ho tanti sfoghi ormonali ultimamente sul décolleté e su questa parte qua che mi hanno detto tutti che è la parte ovarica. Ho anche qua. Anche qua a volte mi si, eccolo qua, tipo, mi si formano delle bollicine qua, ragazze. Non lo so se vedete, sto un disastro, però vabbè, passerà. Allora mi ha detto: come ti strucchi? E allora gli ho spiegato che mi strucco gli occhi con l'olio di cocco, il resto con un'acqua micellare. Che dopo sciacquo magari col sapone di Marsiglia o altro, che metto il tonico e metto la crema. Alla mattina prendevo magari un detergente, avevo quello della Cienco, i microgranuli, però secondo me ogni giorno è un po' troppo aggressivo, nel senso che comunque sfreghi. Lei mi ha detto, infatti, allora intanto l'olio di cocco solo sugli occhi. È vero che da quando uso l'olio di cocco solo sugli occhi e l'acqua micellare sul resto del viso, io mi lucido molto meno. Probabilmente non è comedogeno, non fa punti neri, però anche anche se io lo risciacquavo, mi ungeva un po'. Ora, vuoi fosse stato l'olio di cocco, vuoi fosse stato altro, effettivamente da quando uso sul resto del viso l'acqua micellare per struccarmi, io ho notato un leggero miglioramento. Infatti ve ne volevo parlare, sto ancora testando l'acqua micellare, dopodiché vi farò la recensione per come mi sono trovata. Quindi alla mattina lei mi ha detto: guarda, per assurdo, ti basterebbe anche solo il tonico alla mattina, perché la pelle ce l'hai pulita. Al massimo, col tonico vai a togliere i residui della crema della sera prima, se ne hai, e poi vai a mettere il tuo siero e cose del genere. Io ho detto: guarda, io non mi sveglio la mattina se non sento l'acqua sul viso, cioè proprio il contatto del freddo mi fa sentire, ah, mi sto svegliando. Quindi lei mi ha detto: bene, non usare detergente però, perché più vai a sfregare la pelle, più questa per protezione butta fuori il sebo, ok? Per riequilibrare ciò che tu stai togliendo, quel film che tu stai togliendo sulla tua pelle. Effettivamente io adesso la mattina mi sciacquo, mi sciacquo il viso con l'acqua, ma senza star neanche a strofinare, perché a me comunque alla fine effettivamente non ho niente sul viso, non ho,
mi spruzzo il tonico e metto il siero. Devo dire che mi sta migliorando la lucidità. Vuoi che ho limitato l'olio di cocco agli occhi? Vuoi che alla sera, dopo essermi struccata con l'olio di cocco sugli occhi e con l'acqua micellare sul resto del viso, collo e décolleté, e dopo sciacquo l'acqua micellare con l'acqua, passo questo, tonico e crema, alla mattina solo acqua, tonico e siero, io sto migliorando di molto. Cioè, prima passavo così, dopo un'ora, ero già lucida, adesso no. Quindi vi consiglio, ecco, di non sgrassare troppo la pelle al punto di permettere a questa di difendersi e buttare ancora di più sebo fuori. Devo dire che il suo consiglio, secondo me, è stato azzeccatissimo. Vado veloce perché ho 11 minuti. Poi, altro acquistino sfizio, perché crema, sapete che avevo preso quella della Delidea, però allora si assorbe, non mi fa lucido, no, non era neanche il to, già la preferisco di sera piuttosto che la mattina. Quindi ho preso questo qua, questo è EcoCert, è costato un mutuo, bio, vedete EcoCert. Rosalia Serum HA, e c'ho la luce, ragazze, fate un po', eh? Allora, se volete, scusate, questi sono gli ingredienti, e se no vi faccio, ragazze, se no vi faccio la foto. Questa era del detergente viso. E l'inci di questo, eccolo qua. Mettiamo a fuoco. Mamma mia. Mi sa che quando faccio questo tipo di video devo riprendere non con il PC. Credo, spero e credo si veda. Eventualmente faccio le foto, ragazze. Allora, praticamente acqua, ribes nero, ribes nigrum flower water, alcol, sodium ialuronato, parfum, citronella, geranio, limonella e linalool. E quindi con acido ialuronico sono 30 ml e il costo è di 18 euro. Di 18,90 euro. Si presenta come un siero, quindi come un gel, sembra uno smaltino. Eccolo, vedete. Io devo dire che, allora, lo sto ancora provando, non voglio sbilanciarmi. Allora, ha il suo contagocce. Ok, praticamente, beh, questo quando è vuoto si mette dentro, si schiaccia questo pulsantino, tira su il gel. Ok, è proprio un gel, un siero, quindi molto acquoso, molto leggero. Il profumo è divino, delicato, un po' di rosa, di ribes appunto, anzi, buonissimo. E si asciuga subito, non mi unge. Lo metto sotto il trucco alla mattina e i giorni che c'è stato comunque caldo così, non, nei, scor nei giorni scorsi c'è stato un caldo infernale, adesso penso ci siano 12 gradi, cioè piove e c'è un freddo boia, vabbè, come non prendere raffreddore? Devo dire, ragazze, che io questo lo voglio testare ancora, vi voglio dire quando è finito la mia vera recensione. Ad oggi mi sta piacendo molto. Dove l'ho messo è una cosa eccezionale, lascio la pelle liscia. Tra l'altro, lo uso perché va benissimo come contorno occhi, quindi lo uso anche nella zona contorno occhi e anche da sola, perché ho un altro contorno occhi che è molto untuoso, non si assorbe mai,
E mi resta sempre bagnato e non lo adoro. Preferisco mettere questo su tutto il viso, è anche più veloce, senza 3.000 prodotti, e quindi è ok per ora. Poi acquisto invece alimentare, tra virgolette, il depurativo Antartico 2. Ho preso quello senza liquirizia, per chi magari ha problemi di sbalzi di pressione o cosa, è meglio di no. Lo stiamo assumendo sia io che il mio compagno, è quasi finito, cioè siamo a più della metà. Mi ha consigliato di assumere un intero misurino di questi alla mattina a digiuno appena alzata dal letto e un misurino diluito in un mezzo litro di acqua da bere durante l'arco della giornata. Quindi io alla mattina mi alzo e mi bevo il misurino, dopodiché mi preparo la bottiglietta, me la porto al lavoro e durante la giornata lo bevo. Vi faccio vedere. Allora, io e il mio compagno ogni tanto ce le facciamo ste cure, l'abbiamo fatta anche con l'aloe, ma è veramente non riesco a berlo, cioè mi fa gli sforzi di vomito. Già questo è un amaro. Però ancora lo tollero. Vi faccio vedere nel frattempo gli ingredienti. Vabbè, nel frattempo parlo, tanto non mi si vede. Questo è senza zuccheri perché sapete sono diabetico, diabetica, senza conservanti. Questi sono i principi attivi che sono all'interno. Il costo è di 22 euro. Stica 22 euro. Ho visto che in internet è a meno, quindi però poi ci sono le spese di spedizione, quindi è da calcolare bene se conviene o meno. Questa confezione di 500 ml. Questa settimana andrò a prendere l'altro perché facciamo praticamente una bottiglina a testa alla fine, perché questo lo stiamo dividendo. Per fare un intero ciclo, diciamo, andrebbe fatto una bottiglietta intera. Poi probabilmente tra qualche mese ne rifarò un'altra. C'è anche dentro la bardana, che è appunto un ottimo depurativo per la pelle, proprio per questi miei inestetismi ultimamente, volevo provare ad aiutare anche con questo. Finiti gli acquisti, 17 minuti, no. Mi sa che vi faccio un altro video. Vi faccio vedere. Allora, l'erboristeria si chiama erboristeria. Devo fargli pubblicità, anche se magari nessuno mi guarderà della zona, o che ne so, nessuno ci andrà. Però se lo meritano, perché io vi faccio solo vedere cosa ho tra le mani. Cosa ho anche fatto cadere dalle mie mani. Guardate. Questa è un'erboristeria che sa vendere, è un'erboristeria seria, perché c'è tutti questi campioncini. Mio caro Eccoverde, così si lavora, perché se una erboristeria riesce a ricevere questo, non credo che tu non riesca a riceverlo. Sono molto polemica e molto arrabbiata per questo, per i miei campioncini. Erboristeria centrale di Zoggia Zampaolo in corso Silvio Tendini a San Donà di Piave. Vi faccio vedere come si chiama. Eh sì, buonanotte. Perché gente che lavora così, ok, merita. Ok, perché non se li tiene per lei i campioncini, li dà. Allora, mi ha dato ben 2, 4, 6, 8, me ne ha dati 10 perché l'ho dato anche 1, 2 alla mia amica, quindi 11, sono qua, sono 9 di questo. Sempre Dottor Organic Rose 8 Skin Lotion. Poi cerco di andare veloce. Me ne ha dati 3 del Dottor Organic, è una maschera. Alla fine io ci faccio tre maschere qua, non è poco. Organic Deep Sea Mineral Bioplasma Mud Mask, Dottor Organic. Poi
Mi ha dato questa emulsione riequilibrante che è molto leggera della Moschetas, ecco certo certificata. Mi ha dato per il mio compagno che ha problemi di pelle secca, balsamo di San Rocco. Non è bio questo, mi ha detto, è un po' è un po'. Mi ha dato tre calendule. Tre calendule. Mi ha dato due aloe. Me ne ha date due perché una l'ho già utilizzata, del dentifricio del dottor Organic, che vi parlerò nei prodotti finiti. Ecco, questo è saper lavorare. Io dico solo questo. Anche perché, cioè, se a me poi una cosa piace la compro, no? Perché se la provo e mi piace, mi incuriosisce, la compro. Bene, ragazzi, vi saluto perché sono già 21 minuti e voi avrete due balotes così. Vi mando un bacio e ci vediamo col prossimo video sui prodotti finiti che registro adesso. Ciao!